siamo giunti ormai agli ultimi giri di valzer di questa campagna elettorale e man mano che andiamo avanti ci rendiamo conto di quanto quest'onda, come mi piace tanto definirla, stia crescendo, stia coinvolgendo sempre più cittadini, si stia nutrendo sempre di più dell'energia e dell'affetto di tutti voi. Quindi approfitto ogni volta, lo faccio davvero con grande piacere, per ringraziarvi non solo della presenza ai tanti comizi, questo applauso è per tutti voi, non solo per la presenza ai comizi, ma ringraziarvi del supporto quotidiano che ci date. Io non mi dilungo oltre perché questa è la serata di due splendide nostre candidate. Vi dico soltanto, vi lancio soltanto un appello, che è l'appello principale, quello innanzitutto ad andare a votare, perché il 12 giugno abbiamo un'occasione che non si può sprecare, perché con un minuto, con una crocetta su un simbolo, il più importante, quello con il sole che rinasce, con un minuto voi decidete le sorti dell'intero paese, ma non per i prossimi 5 anni, ma per il futuro, per l'avvenire e per le prossime generazioni. Quindi l'appello ad andare a votare con coscienza, a votare la rinascita con il nostro candidato sindaco Carmine Ferraro. Lascio immediatamente la parola all'amica candidata Maria Betty Blumetti. Buonasera, carissimi amici e carissime amiche, grazie per essere questa sera qui con noi. È un onore e un grandissimo piacere far parte di questa squadra. Non ho bisogno di presentazioni, mi conoscete tutti. Sono nata e cresciuta in questo meraviglioso paese. Qui ho la mia famiglia, i miei amici e i miei ricordi di infanzia. Tra i tanti ricordo gli interi pomeriggi trascorsi giocando nel vicinato, tra quei vicoli che oggi ormai sono impraticabili. Sapete, mi sento fortunata rispetto ai tanti, tantissimi miei amici, che purtroppo hanno dovuto abbandonare i loro affetti e la loro terra per cercare fortuna altrove. Nel nostro programma c'è un'attenzione particolare al mondo delle attività produttive dell'artigianato, proprio per favorire le opportunità di avviare un lavoro senza dover rinunciare a vivere qui. Supporta le attività del territorio attraverso i fondi che la legge prevede, ma anche aiutare i giovani a fare investimenti sfruttando i bandi nazionali. Importante sarà rilanciare l'artigianato lungrese con laboratori e mostre che mettono insieme la sapienza dei maestri e la curiosità dei giovani. Il mio lavoro, che amo tantissimo, mi permette di vivere qui. Gestisco una piccola attività ceduta da mio padre 16 anni fa. Questa piccola attività cedutami 16 anni fa, oggi è sempre più in crescita grazie ai sacrifici miei e di mio marito. Portati avanti con estrema serietà e professionalità. Percorriamo circa 6.000 km in una settimana ed è davvero stancante, ma allo stesso tempo gratificante. È qualcosa di meraviglioso vedere al nostro arrivo la felicità dei compaesani emigrati in Francia. Ogni volta che li rivedo, l'argomento principale è sempre lo stesso: succedere in Ungheria. Cosa accade all'Ungro? Sì, cari amici, perché anche se sono partiti tantissimi anni fa, loro l'Ungro non l'hanno mai dimenticata. L'Ungro sarà sempre davvero nei loro cuori. Purtroppo sono pochi coloro che riescono a tornare in paese, anche solo per una visita dettata dalla nostalgia. Non tutti hanno la fortuna di avere ancora parenti e dunque un punto di appoggio e ospitalità per soggiornare qui. A proposito, mi raccontano di quando a Lungro esisteva un hotel, il Viale delle Rose. Che tutti noi ricordiamo, perché sono sicura che ognuno di voi, almeno una volta nella vita, ha festeggiato lì qualche avvenimento importante. Ce ne ricordiamo con profonda amarezza e col senno di poi
ci rendiamo conto che perdere quella struttura è stata davvero una grande perdita per l'intera comunità. Tutti vogliamo riportare il turismo in paese, ma prima di fare ciò bisogna rimettere in piedi il paese, ripulirlo, offrendo servizi al momento insufficienti. Abbiamo tanti progetti, tantissime idee, ma soprattutto tantissima voglia di fare, di lavorare davvero per il bene del nostro paese. Noi ci abbiamo messo la faccia, ci metteremo l'impegno, la determinazione, l'onestà e tutto l'amore che proviamo per l'Ungro. Ma senza di voi questo non sarà possibile. Quindi chiedo a tutti voi di sostenerci il 12 giugno. Ci siamo! Votate con coscienza, votate con amore per un Ungro migliore. Votate lista numero 2, candidato a sindaco Carmine Ferraro. Votate la rinascita. Grazie. Passo la parola a Maria Vittoria Motta. Buonasera a tutti. Essere qui di nuovo è sempre bello e soprattutto emozionante. Non mi presento perché mi conoscete tutti, quindi salto direttamente la parte noiosa del mio comizio. Allora, è doveroso per me farlo. Inizio questo mio comizio con dei ringraziamenti. Il primo dei quali va a chi 5 anni fa ha votato me, riponendo in me la loro fiducia. A loro e a tutti loro dico grazie, grazie veramente, anche se, e sono onesta e quindi lo dico, alle volte ho tradito quella fiducia, ma vi posso garantire che l'ho fatto per inesperienza, mai volutamente. Un'inesperienza che oggi, sempre grazie a voi, ho colmato. Un altro ringraziamento va alla mia famiglia, che è il mio pilastro, e insieme al mio amato paese sono il mio posto sicuro. Ringrazio anche i miei amici e colleghi di lista, nonché il candidato a sindaco Carmine Ferraro, per l'opportunità datami, ma soprattutto perché ha creato un gruppo coeso, fatto di donne e uomini, ma soprattutto ragazzi e ragazze, con dei principi, dei valori, ricchi di umiltà e soprattutto di competenze, solo che non lo sbandierano ai quattro venti perché sono umili. Un altro ringraziamento, ma non per questo meno importante, e questo lo devo leggere perché sennò mi babare, ecco, va al consigliere uscente Gennaro Cortese, perché lui mi ha insegnato tanto, mi ha preparato ad affrontare le sfide, mi ha dato la possibilità di farmi portavoce di tutte quelle persone che in questi anni voce non avevano più all'interno del comune, non solo, ma soprattutto perché mi ha insegnato ad utilizzare al meglio gli strumenti che la politica dà a chi decide di amministrare ed utilizzarli nel modo corretto per il bene di un'intera collettività piuttosto che del singolo individuo. La mia campagna elettorale, oggi come allora, sarà corretta, sarà trasparente e soprattutto sarà rispettosa. Qualità quest'ultima poco nota ad alcuni membri della lista numero 1. In questo mio mandato abbiamo, e qui bisogna essere coerenti, insieme alla maggioranza abbiamo dovuto affrontare una situazione abbastanza complessa, che ci ha costretti a rimanere chiusi a casa. E questo è il Covid. Qui apro una piccola parentesi perché per me è d'obbligo. Io porgo oggi qui davanti a tutti le mie più sentite condoglianze a tutte quelle persone, soprattutto di Ungro, che per colpa di questo virus hanno perso le persone più care. E non hanno, così come non ho potuto dare loro, un degno saluto.
perché il rispetto va vissuto sempre con le persone, dall'inizio alla fine. In questo mandato io mi sono battuta affinché le reali problematiche di ogni singolo cittadino entrassero a far parte del Consiglio Comunale, esprimendo le loro titubanze, le loro preoccupazioni e le loro problematiche. Alle volte sono stata addirittura derisa, chiamata populista o sognatrice, perché vivevo in un mondo fatto, chiamiamolo utopia. Ma questo per me è stato motivo di vanto, perché deridere una persona per queste qualità, perché io le definisco qualità, sognare un allungo migliore, vuol dire che io ho messo i bastoni tra le ruote. Una delle situazioni che mi ha maggiormente colpito è stata il consorzio di bonifica. Perché il consorzio di bonifica? Perché a vedere le strade, le erbacce, ma soprattutto la strada che collega Caconza alle campagne che hanno innumerevoli persone, non c'era il servizio. Allora, una buona amministrazione deve porsi determinate domande e deve dire: ma il consorzio di bonifica esiste ancora? Oppure il cittadino paga il consorzio di bonifica per avere il servizio? Allora vi rispondo io, sì, e li paga ogni anno. Ma un'amministrazione corretta deve fare una domanda ogni anno, e là il comune di Lungro non espone una relazione per il consorzio di bonifica dal dicembre 2012. Brava! Non è vero, non è vero. Non è vero. Perché non sapevano neanche loro cosa rispondere. Vorrei porre un'altra l'attenzione su una questione che ho affrontato insieme al consigliere uscente Gennaro Cortese, ovvero la questione dell'acqua e della società che doveva gestire l'acqua. Ne avremo da dire, ma mi limito perché non so. Allora, un buon amministratore e una buona amministrazione, prima di redigere qualsiasi tipo di contratto con una società, la deve studiare, si deve informare soprattutto su chi e sul perché esiste questa società. Anche perché dico questo? Perché questa società in alcuni comuni ha creato più danni che migliorie. Dico ulteriormente, aggiungo un'altra cosa, perché come citato dal mio amico candidato Vincenzo Carbone, la situazione delle tubature all'interno del comune di Lungro non è delle migliori. Allora io dico, se un comune non ha l'effettivo calcolo di quanta acqua si perde all'interno del comune, come fa a calcolare l'effettivo utilizzo di ogni singolo cittadino? Uno. Due, perché far pagare qualcosa in più a un cittadino, vista la situazione economica in cui riversa oggi l'intera popolazione lungrese? Ad oggi queste domande non hanno mai avuto una risposta, pur portando in consiglio la popolazione intera. E questo sta a significare che se la popolazione viene coinvolta nelle cose comunali, la popolazione intera è lieta di partecipare. Ma andiamo avanti. Io sono coerente e soprattutto corretta, e devo dire che in questi 15 anni alcune strutture, dopo 15 anni, sono state portate a termine o quasi. Tra cui le scuole, la scuola media, anche se non è stata portata avanti così come citato nel consiglio da parte loro. Ma esempio la casa della musica. Aver rimosso l'amianto, sì, è d'accordo, ma l'amianto va eliminato per legge. E da Lungro siamo ancora indietro in quanto a monitoraggio, a smaltimento di amianto nelle abitazioni. Materia che dovrebbe essere all'attenzione di un'amministrazione attenta e soprattutto competente come si sono presentati. Perché vi dico una cosa, aver presentato la lista quel giorno e anche nei comizi successivi,
se allora hanno fatto una campagna elettorale autolesionista. Perché imputare a noi incompetenza sotto un punto di vista amministrativo significa imputare incompetenze alla candidata sindaco che non ha competenze sotto un punto di vista amministrativo e soprattutto ai candidati nuovi, ma a quelli che 5 anni fa con loro non ci sono entrate. Quindi è stata un'offesa che vi siete anche fatti da sole, o meglio che vi è stata fatta da sola. Però non voglio creare problematiche, perché lasciamo stare, si sono già risposti da soli. Si è parlato di dissesto idrogeologico e vi siete riferiti a dati, a numeri. Avete parlato di articoli, avete parlato di rilievi, di analisi, di fattibilità. Ma di concreto, nelle difficoltà del quotidiano, voi non avete fatto nulla. Ma se non c'erano, che dovevano fare? Bravo Simone! Bravo Simone! Avete anche parlato di lavoro, argomento molto da prendere soprattutto con le pinze. Nel nostro territorio le poche aziende che hanno il coraggio di rimanere aperte fanno fatica ad andare avanti, perché il paese è completamente impoverito e la realtà di oggi non è delle migliori, perché se le attività chiudono significa solamente che il paese è destinato a morire. Parlo di questo perché per anni ho lavorato a contatto con le attività del territorio e ne conosco la realtà. È vero che le attività non le apre il comune, questo sì, ma un'amministrazione attenta ha il dovere di sopportare, supportare e soprattutto aiutare queste attività. Perché le attività è una grande attività nel quale io ho dato servizio per alcuni anni, ha chiuso. E chiudendo quell'attività si è chiusa oltre che una bella realtà, ma soprattutto si sono chiusi i posti di lavoro. E questo significa che la popolazione si è ancora ulteriormente impoverita. Si è poi parlato di turismo religioso. Eh certo, perché noi non abbiamo mai avuta la religione, non abbiamo avuto una cattedrale, non abbiamo avuto una curia con il museo al suo interno, quindi sono usciti loro oggi e hanno parlato giustamente di sicur per 15 anni dove loro stessi hanno amministrato la religione non c'era. Va bene, ok, andiamo avanti. Si è parlato di Salina e del suo museo e del turismo che poteva scaturirne dalla nuova apertura, o meglio inaugurazione. Bene, in questi 15 anni il museo della Salina non era sotto la benzina, era semplicemente a piazza D'Azeglio, ma non è stata né pubblicizzata né portata alla scoperta fuori dalle mura di Lungro. Quindi voglio dire, se non è stata utilizzata per 15 anni, vogliamo che adesso si ritrovi a fare una pubblicità? Sì. Si è parlato di spopolamento, è vero, questo purtroppo è una piaga che colpisce tutto il meridione, ma lo spopolamento, soprattutto nelle piccole città, io non parlo di dati, io parlo di fatti. Non sono andati via solo ragazzi tra i 15 e i 25 anni che hanno o dovevano iniziare un'esperienza lavorativa oppure hanno intrapreso una carriera universitaria, ma sono andati via famiglie intere con bambini. Quindi lo scopo di costruire tutte queste infrastrutture, comprese le scuole, che senso ha se non si cura la materia prima, ovvero la popolazione? Il senso logico qual è? Vi rispondo io, nessuno, perché fra qualche anno, se non veramente la situazione non cambia, le scuole saranno vuote. Il compito di questa lista di noi, che siamo sì ragazzi, ma siamo anche uomini e donne, che sanno quello che dicono, non sanno, forse non hanno esperienza, ma l'esperienza si acquisisce con il tempo. Il nostro compito è quello di arricchire una Lungro che oramai è impoverita di tutto e soprattutto favorire i cittadini al fine di ricevere un benessere costante, non una volta ogni 5 anni. Perché se i cittadini di un determinato paese stanno bene, la vita di questo paese è lunga. Lungro in questi anni ci ha servito su un piatto d'oro
un contenuto dal valore inestimabile. E in questi anni si è pensato bene di svendere al miglior offerente il piatto, buttando il contenuto che l'Umbro ci voleva offrire. I paesi limitrofi, ma anche un po' più in là, sono molto più piccoli del nostro paese, eppure l'hanno resa una bomboniera. L'Umbro invece è diventata una sorta di spazzatura, visto che qualche mese fa, quando comunque c'è stato il servizio televisivo, si è rifiutato di pubblicare, di mettere a video le immagini di Umbro, e questa è un'offesa, ma nonché una vergogna per chi si dice oggi amministratore competente. Il nostro compito, e fidatevi che lo faremo così come l'ho fatto io, seppur in minoranza, è quello di investire e di creare opportunità già dalle risorse che il nostro stesso paese ci offre, dalle montagne alle campagne, dalla chiesa, dalla cultura, dalle tradizioni e anche dalla gastronomia. Perché questo è turismo e questo lo è sempre stato, perché noi siamo l'ungheresi, abbiamo la nostra tradizione. Creare lavoro, perché si può creare lavoro, perché aiutandosi e collaborando l'uno con gli altri il lavoro si trova. Prendere ad esempio il rifugio, e abbiamo detto tutto. Tutto questo avrebbe portato, se l'Umbro fosse stata valorizzata nel giusto, avrebbe portato al nostro paese, ma anche a tante persone, un beneficio dal valore inestimabile. E ora dico un'ultima cosa, avete parlato di sanità. Ecco, non avreste dovuto farlo, perché in questi anni, quando il sindaco ha istituito delle riunioni con i politici di turno per discutere sul da farsi della Casa della Salute, nessuno di voi era presente, cari amministratori, e non uscite col dire che voi eravate rappresentati dal sindaco, no, perché voi non dovete essere rappresentati, voi dovevate rappresentare quella popolazione che oggi si trova in età pensionistica o che ha superato i 50 anni e si vede costretta a lasciare l'Umbro per recarsi in ospedale a Castrovillari. Non avete considerato il 50% della popolazione che è prettamente anziana e non ha il diritto alla salute e quindi non può fare i controlli doverosi che alcune malattie purtroppo richiedono. E non avete soprattutto, e qua mi duole dirlo, portato la voce all'interno e avete messo in discussione i politici e il loro continuo comunque prendersi in giro, perché l'ospedale di Umbro, o meglio la Casa della Salute, all'interno di quella Casa della Salute ci sono degli operatori sanitari che con costanza e con sacrificio mandano avanti una struttura con pochissime risorse a disposizione. E voi loro non li avete mai tutelati, mai. Quindi non azzardatevi a parlare di sanità, perché non ne siete degni. Alla luce di tutto ciò, il mio obiettivo oggi, come allora, meglio, il nostro obiettivo, è quello di valorizzare i cittadini, di dare una base solida alle nuove generazioni, affinché i ragazzi di oggi abbiano il coraggio e la passione di mandare avanti l'Umbro, perché alcuni giovani vedono ormai il paese come una gabbia, ma non è così, perché se questo paese fosse stato veramente amministrato come giusto meritava, nessuno di quelli che hanno dovuto lasciare le proprie case se ne sarebbe andato. Soprattutto dei piccoli paesi porta alla morte del paese, e la morte di questo paese sta a significare la morte delle nostre radici, della nostra cultura, del nostro essere al Brescia, ed è un peccato. Noi di questa lista non vi lasceremo mai soli, perché avremo un obbligo nei vostri confronti, ovvero quello di ascoltare i vostri problemi e cercare le soluzioni più adatte.
perché ad ogni problema c'è una soluzione, tranne alla morte. Quindi, il 12 giugno, votate la lista numero 2, ovvero la lista rinascita, perché tutti noi abbiamo bisogno di rinascere, ma soprattutto hanno bisogno di rinascere le nuove generazioni. Votate la lista numero 2, per voi stessi, per un futuro radioso e pieno di speranza. Votate la lista numero 2, perché è finita l'era delle false promesse. Adesso contano i fatti. E chiudo, perché mi sono già dilungata abbastanza. Chiudo con questa frase: essere figlia di qualcuno non deve costituire un vantaggio, ma neanche un pregiudizio. E allora, questa stessa parola deve essere usata nei confronti della lista numero 2, perché essere nipote di o datore di lavoro di non deve in alcun modo essere oggetto di pregiudizio o di deturpazione dei progetti che hanno realizzato. Quindi smettiamola di dire chi c'è dietro. Abbiate veramente un minimo di buon senso e parlate di meno. Grazie. Ora passo la parola ad Alfonso Mele. Buonasera a tutti. Grazie a voi due, siete state bravissime. Ben ritrovati. Lo so, vi state quasi scocciando di vedermi. Abbiate pazienza, un altro po', dai, il 12 sta arrivando. Forza e coraggio. Rieccoci di nuovo insieme, amici. Rieccoci di nuovo in questa piazza a parlare di quello che amiamo di più, a parlare del futuro del nostro paese. Sono giorni frenetici di incontri, conoscenze, di consigli, di confronto costruttivo. Una vivacità che vorremmo diventasse la normalità dal 12 giugno. Per tutto questo e per quello che sarà, grazie. Grazie davvero. Ancora una volta sono qui a chiedervi di non mollare, di tenere duro, di mantenere il timone dritto verso l'obiettivo del 12 giugno. È davvero incredibile come vi sentite coinvolti in questa storia. Vi state già sentendo parte di qualcosa e, come vi dicevo, dal 13 giugno amministreremo tutti insieme! Tutti insieme! Vi prego, non cedete a lusinghe e propagande. Vi prego. Non cedete di fronte a facili promesse elettorali. Non mollate. Siamo all'ultimo chilometro. Non all'ultimo miglio. All'ultimo chilometro. Abbiamo bisogno di concentrazione ed entusiasmo. Quello che ci state trasmettendo. A proposito di ultimo miglio, oggi avete sentito ultimo miglio, l'avete letto da qualche parte, no? Vabbè, per chi non l'ha letto, voglio usare l'ultimo miglio per farvi capire la differenza che c'è tra noi e loro. Per farvi capire che se si è l'uno, non si può essere l'altro. E vi spiego. Da oggi gira un appello su Facebook dove si chiede di aiutare, sostenere Elisabetta a diventare sindaco. Mai! Più o meno come se fosse il Grande Fratello oppure la finale dell'Isola dei Famosi. Sostenete Elisabetta a diventare sindaco, sostenetela in questo suo sogno. Come al solito, cari amici, cari compaesani, l'attenzione cade sempre sul singolo e tutto quello che c'è intorno sparisce. Il 12 andiamo a votare solo per una cosa, solo per il bene di una cosa, ed è il bene del paese, non è il bene di nessuno, non è il bene mio, non è il bene di Carmine, non è il bene di Elisabetta, è il bene del paese, amici. Il paese viene prima di tutti noi. Sono piccoli dettagli, ma lo abbiamo detto già l'altra volta, dietro questi piccoli dettagli ci sta il mondo intero. Dietro questi piccoli dettagli c'è la visione che si ha della vita. C'è la visione che si ha della vita e delle persone, cari compaesani.
Come al solito ci concentriamo sulla persona, sull'esaltazione di un cognome. Sull'esaltazione di un cognome. Un cognome rispettabile, attenzione. Un cognome che però non è l'unico di essere degno di poter rappresentare la nostra comunità. Non accettatelo, serve un moto di orgoglio, paesani, serve un moto di orgoglio. Non accettatelo. Abbiamo bisogno di pluralità, abbiamo bisogno di partecipazione, abbiamo bisogno di uguaglianza, abbiamo bisogno di una squadra di governo che abbia la forma non di una piramide. La forma della squadra nostra contrapposta è una piramide. Al vertice di questa piramide c'è il prescelto e tutti gli altri giù. Amici miei, chi deve governare un paese deve avere la forma di un cerchio che abbraccia le persone, un cerchio che abbraccia il paese, un cerchio che abbraccia tutti e dove siamo tutti sullo stesso piano. Sullo stesso piano, senza prescelti, perché Carmine è uno di noi, perché Carmine è uno di voi. Ma voglio parlare di voi, voglio leggervi alcuni messaggi che mi avete inviato, giusto per farvi capire che non siamo soli. Caro amico mio, condivido tanto del vostro agire, del vostro pensare, i vostri valori, gli ideali, la speranza concreta per un allungo migliore. Sono orientato a sostenervi. Siete una bella squadra, mi ispirate fiducia. La vostra non è semplice propaganda elettorale. Quando si ha a cuore il proprio paese, lo si percepisce. Giocatevi le vostre carte e spero che riusciate in quello che vi siete prefissati. Io, nel mio piccolo, proverò a darvi e a darti una mano. Non è il tuo piccolo, amico mio. Non è il tuo piccolo. È qualcosa di grande quello che fai dandoci fiducia. Ciao Alfonso. Ho avuto il piacere di sentirvi e di ascoltarvi durante i comizi. Vorrei farvi complimenti perché avete messo in luce le problematiche del nostro paese e soprattutto perché avete menzionato quelli che, come noi, per obbligo hanno dovuto lasciare il paese. Io spero che gli ungheresi abbiano capito la vostra buona volontà e il coraggio di mettercela tutta per un allungo migliore. Tutti noi speriamo nella rinascita. Noi vi sosteniamo. Un applauso a chi scrive nonostante sia lontano. E poi un ultimo messaggio. Sarei curiosa di capire come e perché in una piccola comunità come la nostra il tasso di mortalità per tumori sia così alto. Credo sia una domanda a cui non solo io cerco da tempo una risposta. Penso sia un argomento che abbia colpito molte famiglie in questi ultimi tempi. Nessuno, a mio parere, dice chi ci scrive, si è mai impegnato seriamente per avere delle risposte. Potrei stare qui ore e ore a leggervi i messaggi che ci arrivano. In alcuni però si percepisce preoccupazione. Preoccupazione nell'esporsi. Mi chiedo perché. Che cosa sta succedendo davvero in questo paese? Perché avete paura di dire che siete con noi? Io non sto accusando nessuno. Per l'amor del cielo. Ma se davvero anche solo un elettore, dovesse avvertire disagio nell'esprimersi. Signori miei, ci troviamo di fronte ad un problema gravissimo. Il 12 giugno votatevi votandoci, perché il voto alla lista rinascita, lo state capendo in questi giorni, è vostro. È vostro e ve lo stiamo facendo capire. Vi stiamo facendo sentire come il vostro ruolo all'interno della vostra comunità tra qualche giorno può veramente cambiare. Per quanto riguarda la richiesta della nostra concittadina, quella che mi chiedeva sui tumori, non esiste un registro tumori ufficiale, non esiste a livello regionale, nonostante in questo momento c'è un certo impegno affinché si crei. Non si può affermare, cara amica, che il numero di tumori all'ungro sia più alto rispetto agli altri paesi, senza che si faccia un'attenta indagine epidemiologica seguendo un metodo scientifico. Ma ti prometto da uomo e da medico che sarà il nostro impegno quello di cercare di rispondere al più presto a questo tuo quesito. Ovviamente dovremo collaborare con quelle che sono le figure istituzionali che sono preposte a raccogliere i dati sanitari e sempre nel rispetto delle norme vigenti. Servono numeri veri.
ma dobbiamo avere la certezza che vivere in questo paese sia sicuro. Ci impegneremo moltissimo invece sulla prevenzione dei tumori. Lo faremo perché faremo delle campagne di informazione alla popolazione, che deve imparare a conoscere che alcuni tumori si possono prevenire, che esistono delle campagne di screening. Beh, quello che possiamo fare attraverso il nostro tanto amato sportello è quello anche semplicemente di assicurarci che questa prevenzione si sta attuando. Ma non dimentichiamoci una cosa, cari compaesani, che abbiamo tutti quanti paura dei tumori, ma si muore di malattie cardiovascolari, si muore di infarti, si muore di ictus, e sappiamo quanti eventi drammatici ci sono stati nei mesi passati, negli anni passati nel nostro paese. Beh, per queste malattie la prevenzione è straordinaria. È straordinaria. Quello che si può fare informando le persone è veramente straordinario. È possibile incidere proprio sui numeri. E noi questo lo faremo. Lo faremo perché... Grazie. Lo faremo perché parleremo di quelli che sono i fattori di rischio, malattie molto comuni che spesso sottovalutiamo, il diabete, la pressione alta, l'obesità. Cercheremo di fare dei corsi semplici, dei seminari, dei simposi, dove a tutti quanti verranno date le giuste informazioni per conoscere il problema e per prevenirlo. Vogliamo alzare il livello di attenzione, è una promessa che vi faccio. Vogliamo alzare il livello di attenzione, semplicemente vogliamo alzare l'asticella. Torno brevemente su una cosa che mi sta molto a cuore, sul disagio psichico, sulla sofferenza silenziosa che non permette a chi ne soffre di poter vivere appieno la propria vita. Esistono dei servizi territoriali preposti e gratuiti per diagnosi e cura di questo tipo di problemi. Quello che noi vogliamo è che le persone vincano la atavica vergogna di riferire del disagio che stanno vivendo. Gli vogliamo far conoscere le possibilità che ci sono, le possibilità che offre il sistema sanitario, anche perché se vi sentite persi, se ci sentiamo persi, sappiate che una soluzione e una strada per stare meglio c'è. Il compito di una comunità è quello di accorgersi quando qualcuno inizia a presentare dei comportamenti poco sereni, prima che questi comportamenti mettano a rischio la dignità della stessa persona. Quindi anche in questo caso potrebbe essere importante che il comune, attraverso i suoi servizi sociosanitari, intervengano prima che la cosa evolva in situazioni più drammatiche. Il dramma della depressione e del disagio psichico limitano le potenzialità delle persone e si traducono in drammi, non solo per le famiglie. Rappresentano un danno per la società, che perde l'occasione di ottenere il contributo valido dei suoi cittadini. Vi dico, sto quasi per finire, che abbiamo delle belle idee riguardo lo sport, il turismo, e ve ne accenno alcune. Grazie. Insieme ai nostri alcuni vicini collaboratori che si occupano, sono professionisti della salute fisica, abbiamo studiato, guardate che banalità, e capite bene come siano fattibili queste cose, la possibilità di creare per le vie del centro storico dei percorsi che presentano dei gradi di difficoltà variabili, che diciamo sono corredati ovviamente di informazioni tecniche e che consentiranno ai cittadini di sapere praticamente il livello di difficoltà di questi percorsi, soprattutto percorsi che possono essere in qualche modo prescritti in funzione anche di quelli che sono i problemi della persona, dicendo chiaramente: se tu percorri questa strada puoi ottenere questi determinati benefici fisici. Sarà inoltre possibile indicare per ogni percorso le difficoltà. Sarà possibile creare degli itinerari che sono utili non solo ai concittadini e ai residenti, ma anche ai turisti. E quindi capite bene come sarà importante a questo punto recuperare dal punto di vista strutturale le vie del nostro paese. Bisogna creare dei passaggi strategici nei punti, ad esempio, dove c'è il bel panorama, oppure nei punti dove ci sono posti di interesse storico. Ricordiamo una cosa, forse non tutti voi lo sapete, che l'Ungro è tappa finale della ciclovia dei parchi. Cioè praticamente una delle tappe che è indicata da questi percorsi ciclistici si ferma all'Ungro. Capite bene la potenzialità di queste cose, no? Una tappa di arrivo vuol dire che le persone devono fermarsi, devono mangiare e devono dormire. Beh,
Daremo grande importanza e sostegno ai lungresi che offrono già possibilità di accoglienza e contribuiremo alla facile accessibilità a queste persone e circuiti di promozione turistica, favorendo quindi anche la nascita di nuove possibilità di ospitalità. Ci piace pensare ad un turismo semplice, senza grandi opere o investimenti, almeno all'inizio. Banalmente, creazione di parcheggi attrezzati per camper, oppure di posti dove si può banalmente fissare una tenda e avere un minimo di servizi affinché l'Ungro possa diventare, ad esempio, il centro da cui partire per escursioni, visto che l'Ungro è vero, è bella, mo la stiamo vedendo ancora più bella degli altri posti, però siamo circondati da paesi e posti bellissimi. Vogliamo questo ed altro per l'Ungro. Cari amici, insomma, la vogliamo vedere rinascere in questo paese, sì o no? Lo vogliamo vedere risplendere questo paese, sì o no? Vogliamo viverlo da protagonisti questo paese, sì o no? La vogliamo fare questa rivoluzione, sì o no? E allora non perdiamo questa grandissima occasione. Questa occasione di rinascita il 12 giugno. Mettete la crocetta nel simbolo giusto, quello della lista numero 2. Quello della lista rinascita, rinascita, rinascita. Grazie. Con questo vi abbraccio e passo la parola a lui, che è uno di noi, che è uno di voi, al candidato sindaco Carmine Ferraro. Cari amiche e cari amici, buonasera. Questa sera voglio parlarvi di due tematiche che nei nostri incontri non abbiamo ancora trattato e che ieri in visita nelle nostre contrade abbiamo leggermente accennato: l'agricoltura e la forestazione. Queste tematiche sono state per anni utilizzate come promessa elettorale in diversi modi, fino ad arrivare in questa campagna elettorale a non esistere più. Per noi no. Sul tema agricolo, nonostante si sarebbe potuto fare tanto, chi ci ha definiti incompetenti in 15 anni non ha mai istituito il regolamento DECO, ovvero il regolamento di prodotti a denominazione comunale, e mai promosso i nostri prodotti locali. D'altronde, le care strade rurali che vi stanno asfaltando, ripeto, con i soldi di tutti noi, sarebbero potute essere aggiustate con il bando del programma di sviluppo rurale misura 4.3.1, dove però il comune di Lungro è risultato non ammissibile perché mancano allegati. E noi saremo gli incompetenti? Noi sogniamo, ci piace sognare il rilancio dell'agricoltura, un rilancio che passa dalla collaborazione dell'amministrazione comunale, che deve, ripeto, deve promuovere i prodotti locali attraverso i mezzi che sono in possesso, per sviluppare filiere agroalimentari come tanti altri paesi di montagna già fanno. Ma per fare questo c'è bisogno della manutenzione delle strade, ma anche saper reperire i fondi dei bandi senza dimenticarsi gli allegati. Bisogna avvicinare gli agricoltori, le aziende agricole ed i giovani che vogliono riprendere la coltivazione delle terre alle politiche agricole comunitarie, alle opportunità che queste danno. Noi vorremmo che le terre non vengano più abbandonate, ma vorremmo ancora di più che con l'agricoltura locale si possa vivere e si possa sviluppare. L'agricoltura è poi un ottimo volano per il turismo. Poco sviluppato a Lungro,
sia per causa di viabilità, ma anche perché è sempre mancata una politica vicina alle esigenze degli agricoltori. E poi finiamola con queste promesse, finiamola. In questi tempi sembra che l'Ungro fiorisca di posti di lavoro. 3.000 operai forestali, 3.000 operai forestali stagionali che la Regione Calabria deve assumere, cooperative che nascono ad orologeria e così via, ogni 5 anni vengono create queste cooperative. La politica della montagna è un qualcosa di serio, che va affrontato con la collaborazione di tutti, soprattutto di privati proprietari dei boschi. Parliamo del piano di gestione forestale approvato all'Ungro. Perché non si è fatta una consultazione popolare per valutare le migliori proposte e decidere insieme? La montagna ha bisogno di essere vissuta e di proposte concrete che guardino al futuro con un'attenzione al passato. Mi riferisco ai nutri della Ruepin, poco citati in questi anni. Eppure, quanto potrebbero essere attrattivi per la nostra comunità, con progetti che prevedano la collaborazione degli enti locali vicini. Senza dimenticare il rifugio Campolongo, come l'altro giorno ne parlava l'amico Vincenzo Carbone. Nel programma della lista numero 1 c'è scritto: non viene attualmente utilizzato perché manca chi lo gestisca. Ma io me prendo. Ma siete voi l'amministrazione uscente, avreste dovuto farla voi da anni una gara d'appalto per affidare la struttura. Però poi viene citato il turismo montano, come se il turismo nascesse spontaneo, senza che vengano offerti servizi al contorno. La nostra proposta si basa sull'integrazione dei settori pubblico e privato per il rilancio del turismo montano attraverso la garanzia dei servizi e per lo sviluppo degli sport montani, come già comuni vicini stanno facendo. Ma la montagna deve essere anche tutelata, così come ci insegna il caro candidato amico Pier Frega. La tutela della montagna e della natura passa attraverso l'educazione ambientale verso i più giovani e verso una valorizzazione di ciò che il nostro territorio offre. Passa anche attraverso la gestione dei sentieri, un'adeguata cartellonistica turistica e alla pulizia del territorio, per una nuova visione della politica agricola e montana. Il 12 giugno scegliere di rinascere, cari amici, dobbiamo scegliere di rinascere. Ora mi prendo qualche minuto per raccontarvi una storia che già avevo anticipato qualche giorno fa, una storia che riguarda il nostro caro ed amato paese. In questo periodo elettorale passeggiano per il nostro paese diverse personalità che stanno svolgendo un ottimo lavoro per la lista avversaria. Gentile Giovanni Lattanzi, noi non ci conosciamo purtroppo, e la conosce poco anche la piazza, che forse l'avrà vista da qualche parte e che pochi giorni fa moderava il dibattito con la candidata Elisabetta Santoianni. La conosce sicuramente di più qualcuno del PD, forse qualcuno del circolo locale, siccome è stato nella segreteria del partito ai tempi di Renzi. L'ho sentita in un intervento autodefinirsi amico di Lugro, che ci tiene al futuro di Lugro. E queste sono parole che a noi, guardate, scaldano il cuore. Dice nella diretta Facebook di qualche giorno fa che ha conosciuto il nostro territorio per caso. Che fortuna, guardate, che fortuna. Noi invece pensavamo lo conoscesse per lo SPRAR. Bravo!
La bus di Macerata. Ma no, Tita Filmoto lo sai, lo conosci benissimo. Gruppo Umana Solidarietà, di cui era nel 2018 coordinatore nazionale, è stato proprio in quell'anno, in ATS. Seguitemi bene questo concetto. Associazione temporanea di scopo, con la Kairos di Spoleto, a vigere l'appalto di oltre 600.000 euro e con appena lo 0,17 di ribasso per il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, lo SPRAR di Lungro. Da lì è fuori. Mi fa piacere che il vincitore di una gara d'appalto sia così solerte nel promuovere la stessa lista, o meglio gli amici, come da lui definiti, con cui ha per 3 anni gestito l'accoglienza ai rifugiati. Ma andiamo più nel dettaglio a vedere qualcosa. Prendiamo il prospetto analitico delle spese sostenute per l'anno 2019. Partiamo dalle spese generali dell'assistenza, ovvero vitto, abbigliamento, materiale per la salute e diverse altre voci. Una previsione di 53.000 euro circa per assistere 11 rifugiati, ma che come spese riconosciute diventano a fine anno zero. E questi rifugiati cosa hanno mangiato? Vagli dal mio spirito time. E le spese sanitarie? E le previste 24.000 euro per l'integrazione? Spesa riconosciuta a zero. In parole povere, e come tutti abbiamo visto, a Lungro, nonostante un sostanzioso appalto, i rifugiati non ci sono, non ci sono mai stati. Questi soldi dopo che fine hanno fatto? È strano. È strano per una lista, la lista numero uno, che si definisce di sinistra, anzi rossa. Ma le somme non sono solo al ribasso, qualcosa va al rialzo. Vediamo che vengono previsti circa 92.000 euro per sostenere le spese degli operatori sociali e circa 9.000 euro per gli amministrativi. A fine anno però una grande sorpresa. Sono stati spesi 16.000 euro per gli operatori sociali e ben 64.000 euro per gli amministrativi. Guardate un po'. E ricordiamo che l'amministrazione comunale nella primavera 2017, poco prima delle elezioni, quando il prefetto chiedeva a gran voce ai comuni di ospitare i migranti, l'amministrazione rispondeva che non aveva strutture, finendo a scrivere che, guardate testualmente, a causa del dissesto idrogeologico che interessa gran parte del territorio comunale, il comune ha difficoltà a reperire immobili da destinare all'accoglienza. Lungro, con oltre 1.000 abitazioni. Ho detto tutto. Caso strano, passate le elezioni e passata la pressione della cittadinanza, a settembre il comune individua 2 case. E nella primavera 2018 parte la gara d'appalto che poc'anzi vi ho descritto. Questa è la storia dello SPRAR di Lungro. Molto trasparente e molto partecipata dai cittadini, a quanto pare. Cari concittadini, però, sempre in quel prospetto analitico delle spese sostenute per l'anno 2019, una piccola spesa ci ha meravigliato. In data 20.02, codice di spesa A2, ossia altre spese riferite al personale, risultano 104,50 euro. Spesi per una visita medica di idoneità al lavoro di un candidato della lista numero uno, che non nomineremo per rispetto, perché noi abbiamo rispetto dei candidati. Le competenze e i criteri di selezione per le quali è stato scelto, le vorremmo sapere però queste.
E precisamente cosa faceva nel progetto Sprati Lungro, pagato con i soldi dei contribuenti? Cari amici della lista numero uno, che da settimane state ripostando e diffangando una ragazza di 28 anni, cara Valentina, mi rivolgo a te, per 600 euro lordi al mese. Perché non ci spiegate questo progetto pagato a carico del Ministero dell'Interno e del Comune? Vi ricordiamo che i nostri attacchi non sono personali, nella maniera più assoluta, ma sono delucidazioni che vorremmo della gestione. La famosa parola trasparenza ripetuta, ripetuta e ripetuta. Dove sta questa trasparenza? Cari amici, come potete capire siamo ormai ad un bivio. Abbiamo una grande scelta da compiere. Possiamo cambiare questo paese, cambiarne i metodi. Il 12 rinasciamo tutti quanti insieme, con serenità, con il sorriso e sempre liberamente votiamo Rinascita. Viva Lungro, viva la lista numero 2, viva la Rinascita, viva tutti noi, grazie.